Il Partito Democratico punta il dito su una destra che affosserebbe la sanità pesarese. Dalla regione rispediscono le critiche al mittente con il presidente della Commissione Sanità Nicola Baiocchi, che ai nostri microfoni giudica le dichiarazioni emerse nel sit-in di sabato al pronto soccorso come disinformate, irresponsabili e foriere di ingiustificati allarmismi. Non esiste nessun tipo di giustificazione, non esiste nessun tipo di ritardo e nulla è riconducibile soprattutto a una carenza di finanziamenti. I finanziamenti ci sono sufficienti per la costruzione del nuovo ospedale, l'iter sta andando avanti come è stato anche avanzato dall'assessore all'infrastruttura edilizia ospedaliera Francesco Baldelli, quindi veramente non si comprende questa uscita, questa buttata da parte del segretario che serve solo a creare dell'allarmismo, delle tensioni in città su una tematica dove non ce n'è veramente bisogno. Baiocchi interviene anche sul caso del centro per l'autismo, monitorato da anni dallo stesso consigliere regionale pesarese. Questo progetto, sì, ci sono stati dei problemi legati alla sede di Via Alfano dove è stata collocata poi la COT, quindi c'erano delle problematiche legate ai fondi del PNRR. Ma come confermato dal direttore generale Alberto Carelli, siamo sostanzialmente a un punto importantissimo e a brevissimo ci saranno delle novità sulla progettazione, sulla collocazione e sul luogo dove la faremo. È un impegno che ci siamo presi e sicuramente lo porteremo avanti. Il sindaco Biancani anche sabato ha stigmatizzato l'assurdità di avere al San Salvatore una palazzina inutilizzata a due passi da un pronto soccorso, spesso in overbooking di posti letto. Sarebbe opportuno che prima di lanciare proposte, idee che non hanno nessun tipo di fondamento né tecnico né gestionale, il sindaco si informasse e chiedesse magari al direttore generale o ai tecnici per quale motivo quella palazzina non viene utilizzata per la funzione che Biancani richiede. Cioè, veramente delle modalità veramente poco chiare, che non hanno veramente nessun tipo di utilità, se non quella di creare veramente allarmismo. E poi c'è il caso dell'ex complesso psichiatrico San Benedetto col comune pronto ad iniziare la sua parte di riqualificazione, attendendo analoghi segnali dalla regione per l'ampia porzione di sua competenza. La situazione è molto chiara: il comune ha partecipato a questo bando solamente perché la Regione Marche, che è la proprietaria dell'immobile, ha concesso la possibilità al Comune di Pesaro di partecipare. Quindi, se il Comune di Pesaro ha vinto un progetto PINQUA per 15 milioni di euro, lo deve parzialmente, anzi, se non nella maggior parte, all'intelligenza della Regione Marche, che dopo 50 anni di mobilismo su questo immobile ha trovato una soluzione. La soluzione è questa: il Comune dovrà fare la sua parte, la Regione sta valutando in un modo concreto. Parliamo di un investimento di più di 20 milioni di euro. È giusto che la Regione Marche faccia le sue valutazioni e capisca cosa fare di questo immobile. Non c'è nessuna volontà di bloccare niente, ma anzi, se non era per questa amministrazione regionale, lo stabile di San Benedetto sarebbe rimasto ancora in declino. Ed accusare ora la regione dei crolli e del declino dopo che per 30 anni è rimasta in questa situazione mi pare veramente paradossale.